Salve! Buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Paola. Buongiorno. Buongiorno Nairobi. Riassunto veloce. Sono tornato in Africa, tra le baraccopoli del Kenya, insieme a Una mano per un sorriso. Nello scorso video vi ho raccontato un po' di cose, ma quest'oggi si va in esplorazione. E che esplorazione? Fa freddissimo a queste ore della mattina. E chi poteva essere il nostro autista? Hi Abraham! Yeah. How are you? I'm fine. In tutto ciò io c'ho lo smalto che mi hanno fatto l'altro giorno. Il Toyotone di Abram. Yeah. Con la pelliccia, la televisioncina, il volante storto. Direzione Homa Bay, che è sul lago ed è la casa di Abram. Google Maps dice 6 ore e 38. Non lo so, Rick. Quindi Abram ci sta portando a trovare la sua famiglia, le sue cose. E ci facciamo un bel giro delle zone rurali. Primo passo in mettersi sulla tangenziale. Ok, siamo partiti da 15 minuti e Abram è lì davanti che sta facendo cosa alla ruota. Ci abbiamo messo circa un'oretta per uscire da Nairobi e questa è la Rift Valley. Guardate che spettacolo. Altro che autogrill, guarda qua. Guardate sto negozietto come si è acchittato con tutti i pali. Bellissimo. Babuino. Quella. Quanta bambù? Oh cavolo. Wow. Ragazzi, io ho paura di queste cose. Diciamo che Pietro con i suoi simili si ritrova. Ma sei matto tu? Oh. No, no, io non ti do niente. Bastano un sacco. Colazione. Prego, abbiamo il tè. Abbiamo i mandasi che sono tipo delle frittelle. Paola sempre operativa. E Abraham sempre al telefono. Con l'iPhone che gli ho mandato io in primavera. Comunque capito, cioè cisterne, container. Qua ci sono letteralmente città che si spostano. Il volante è sempre più storto comunque. Stiamo scrivendo il programma delle prossime 2 settimane per la scuola. Smart working, Paola. Smart working. Sempre. Toyota qua sta facendo un po' di fatica. Siamo ai 20 all'ora. Siamo a 2000 metri comunque. Country road. Sembra di stare in un film. Eccola. Ci siamo fermati dal meccanico a fare un cambio gomma. Altro che pit stop di Formula 1. Parcheggia qui a tuo rischio e pericolo. Altro autogrill, abbiamo preso le Pringles al ketchup. Cioè questo è solo del Kenya. Allo è tipo... Kenya e Tanzania, East Africa. Ok, ed è una bevanda allo zenzero. La Stoney? Sasa. Buona. Abbiamo messo le gomme soft così abbiamo più grip. Adesso facciamo l'undercut così guadagniamo tempo. Comunque interessante che anche qua siano tutti sempre al telefono. Ormai tutto il mondo è schiavo di questi dispositivi. Controllino al motore. La macchina non sta partendo. Cioè stava andando tutto bene, questo si è fatto fare il controllo. Adesso la macchina non va più. Le zebre. Guarda che belle. È assurdo come il paesaggio continui a cambiare ogni mezz'ora. Ragazzi, questo hotel è super trash. Siamo qua su, eh? Che bello. Qua 5 stelle. Tecnico tattico. Siamo qua in mezzo al nulla. Là ci sono le mucche. Che in Swahili si dice ngombe, riso e cavolo. Allora, Google Maps dava 6 ore e mezza. E sono passate 8 e mezza. 9 e mezza. E siamo a 3 quarti. Ci sta. 4 fette di pane. È un sandwich di pane. Allora ci hanno fermato, però siamo finiti a fare le foto con le scimmie. Ma quanto sei bella tu. A comprare le patate. Oh, banane. Sono arrivati sti bianchi a rompere le scatole. Ehi. Sono 2 ore che mancano 2 ore. Non arriviamo più. Siamo arrivati a Oyugis. Questa è la città dove Abram è nato e cresciuto e ha vissuto i primi 7 anni di vita. Ok. It's a super supermarket. Super one. Ah, c'è anche un piano sopra. Ma guarda che roba. La storia però fa molto ridere perché Paola ha chiesto ad Abram cosa potremmo portare come regalo, no? Pensava del cibo o qualcosa di simbolico. E la mamma di Abram ha risposto un materasso. Diciamo che qui hanno altre priorità. Pietro, quanto meglio arrivare col materasso che non con la bottiglia di vino? La prossima volta una cena di famiglia ci penserò. Attenzione, siamo sullo sterrato qua, Ci stiamo addentrando nella foresta. Nessuno può fermare Abram. Mamma mia, qua le zanzare vanno a nozze. Siamo nella giungla più totale. Salve. Ed eccoci, salve. Hi. I'm Yaki.
Hey, young man. Abari. Missouri. Kabisa. Yaki. Hey. Yaki. Yeah. Watoto yangu. Yeah. Amen. Alleluia. 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 Yeah. No technology, no problems. Quindi questa qua dietro è la casa dei genitori di Abram. È assurdo, siamo completamente nel verde tra le mucche che mi fanno un po' paura. Your home, you built it. Yes, I built it. I have left my father's home there. Bellissimo. Per tradizione, le case dei figli devono essere più in basso, più in basso della casa dei genitori. Yes. Welcome inside. That is my bedroom. Wow. Abbiamo il soggiorno, la camera da letto, tutta fatta in legno e in fango con solamente il tetto in lamiera. Oh, a map of Africa. Yes. E qua c'è un'altra stanza. It's my holiday home, made of mud in the wall and some pieces of wood. Woods. Now if you have money after this you cemented, you put the cement. Ah, after. When you put the cement it will look perfect. Ok, ok. Prima la fanno in fango e poi ci mettono l'intonaco sopra. Mi sembra un buon metodo di costruzione. Bellissimo però, cioè location top. Stanotte piove e noi dormiamo qua dentro. Yeah. Luo. The most learned tribe in Kenya is Luo. Ah, the land. Ok. Obama is a Luo. Sì. Yes. Wow. Allora, accendiamo sto fuoco o siamo qui a parlare? Ok. Yeah. Falò acceso. Siamo nel nulla più totale dell'Africa centrale. Casa in fango, mucche di fianco. Cosa vuoi di più della vita? Si è messo a mettere country roads. Yeah. Sta iniziando a piovere. Abram balla. Take me home, country roads. Wow, banana soup, pollo, riso, pesce, cabbage, sono tipo cavoli, patate, mandasi, oh mandasi, verdure, e uguali, gnam gnam. Ragazzi, tutto buonissimo. In a real village, my friend, I don't know how you feel. I feel great. In a Luo, it's not your class, it's not your time. This will be in a Hilton Hotel. In Hilton Hotel there is no good people like you. Yeah. You know what I'm talking about? We are humble to host you people. We are very, very humble. Asante sana, Abram. Buonanotte, mucca. Abbiamo mangiato. Il papà e la mamma di Abram sono incredibili. Proprio persone non semplici. Di più, papà ci chiama Young Man. E adesso dormiamo qua dentro. Tutto bellissima la famiglia, il cibo. Però io l'antizanzare lo metto ovunque. Alla fine non serve veramente nulla per essere felici e vivere sereni. Che mondo. Quindi casa in fango, tetto in lamiera. Buonanotte. Buonanotte fiorellino. Ci vediamo domani all'alba. Wow. Buongiorno foresta. Che spettacolo. Oh, chi l'è? Che sbatte di qui. Cioè abbiamo dormito qua dentro. Wow. Non è tanto il fatto che abbiamo dormito in una casa di fango. Alla fine è come dormire in tenda. A parte l'umidità del 1000% che c'è qua. C'erano le iene che si sentivano proprio sogghignare. A un certo punto i cani hanno iniziato ad abbaiare. Il punto è che abbiamo proprio dormito nella casa di Abram. Cioè, capito quanto sono ospitali? Non hanno nulla e ti danno tutto. E questo testimonia il fatto che l'associazione in tutti questi anni ha fatto evidentemente un lavoro incredibile. Cioè questa cosa qui non è la capanna turistica di fango dove dormi per fare l'experience. È la casa vera di Abram. Tra l'altro in mezzo alla notte si è svegliato tipo a pregare o comunque parlava. Però è così, è bello per questo, gli vogliamo bene per questo. Ed è tutto incredibile. E poi guardate, siamo in mezzo alla foresta, in mezzo alla natura. Cioè non c'è proprio niente. Là sopra c'è la casa dei genitori. E poi qua ci sono tutte le case della famiglia. Lì c'è lo zio, lì c'è la zia, lì c'è il cugino. Wake up. Good morning, Abram. Good morning. Antizanzare. Ah, oh, altro che deodorante. Scherzi a parte, qua ogni cosa volante ha tipo la malaria. Noi abbiamo deciso di non fare la profilassi perché ti distrugge lo stomaco. E già abbiamo altre cose che ci distruggono lo stomaco, tipo il pesce di ieri, che era buonissimo. Però insomma, concettualmente basta stare molto 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 attenti. Alla fine, se non ti pungono, non puoi prendere la malaria. Quindi l'obiettivo è non farsi pungere. Però Elon Musk ha preso la malaria. Quindi perché ti spruzzi? Quindi basta, pungetelo. Ciao ciao casa. What's the plan for today? Today we want to go to the river to see where we fetch water. But first, coffee for paura. E quindi tutta questa gita, diciamo, serve anche per avere la fiducia di Abram da una parte e dall'altra, nel senso che lui si deve fidare di noi ci dobbiamo fidare di lui, e il fatto che si apra così tanto è bellissimo. Abari, Abari. Ah, Ngombe. E lui si mette lì seduto e ammira
le sue terre. Come quando io mi siedo in studio e ammiro il mio studio. Grigio e oscuro, senza natura. Spazzolino da denti. Ok. Pietro? Spazzolino. Si fa ammorbidire. Il caffè che si è portato a Paola è super naturale. Verso il fiume. Dove prendono l'acqua. L'altra cosa che fa molto ridere è che hanno l'erba tagliata perfettamente. Senza tagliaerba, senza nulla, ma ci sono le mucche e le capre. E alla fine il risultato è lo stesso. A Bari. E dopo 20 minuti di camminata in mezzo al nulla, ci sono i camion. Là c'è la ruspa. È tutto così una contraddizione unica. Cioè, abbiamo dormito nel fango e poi ci sono le ruspe che scavano per il cemento per portarlo chissà dove. Noi abbiamo in mente un concetto di globalizzazione che in realtà è tutt'altro, perché sono arrivate delle cose ma mancano altre cose. Cioè, è tutto un casino. E questo è il fiume. C'è tutta l'acqua incanalata e qua c'è un abbeveratoio. Considerate che stanotte ha piovuto e adesso siamo quasi nella stagione delle piogge. Adesso è estate in Italia, inverno in Kenya. Nel nostro inverno, quindi la loro estate, qua di acqua praticamente non ce n'è, devono fare un sacco di strada di là per andare a prendere l'acqua. This is where we fetch the water. Eccole le zanzare, mamma mia. C'è la casa in lamiera, la casa in mattoni e la casa con la parabola. Patate, mais, banana. È solo carboidrati. Ma la temperatura del sole. Baba, oh, thank you so much. Bye bye. Asante sana. Asante sana. Che persone, che cuore. E adesso ritorniamo sulla Abram Mobile. È fantastico che qua Abram decida di ascoltare musica country. Ce l'ha messa ancora. Adoro, adoro questa roba qua. Stiamo andando a vedere i campi di canne da zucchero. Quindi qua fanno il mais e qua fanno le pellicce. Queste sono appena scuoiate, infatti hanno ancora... Praticamente fanno essiccare al sole tutte le pellicce. C'è un odore. Queste volevi, Paola? Non proprio. Che musica poteva esserci se non Country Roads? Eccoci in mezzo ai campi. Occhio ai serpenti. Guardate i pannellini solari. Assurdo. Campi, campi ovunque. Che bello però qua. Eccoci. This is the place and this is the land. We are digging now. Questo è il primo campo che è ancora vergine, infatti c'è il trattore che deve passare, dopodiché si lascia riposare un po' la terra, si ripassa di nuovo con l'aratro, si semina, poi dopo qualche mese si tolgono sostanzialmente le erbacce e si potano le piante. We call it doyo, doyo. You remove this, how do you call it in Italian? Ah, ok, the bad grass. Yes. Ok. That is doyo. Doyo. Then after you doyo, then you wait, then you harvest. It can take maybe 1 year, 8 months. Something like that. Okay. L'idea di Paolo e dell'associazione è di andare a supportare queste attività sul territorio, dando lavoro alle persone e alle famiglie e avendo poi delle entrate che possano supportare i progetti dell'associazione nelle baraccopoli. Oh, ok, abbiamo rubato delle canne da zucchero intanto. Vai. Con la canna da zucchero si fanno tante cose. E poi si fa lo zucchero, suppongo. Mi piace. Si mastica. Ovviamente è super zuccherosa e poi si sputa, perché sembrano realtà completamente staccate, però i bambini che sono nelle baraccopoli arrivano comunque dalle zone rurali, le famiglie si spostano in città alla ricerca di qualcosa in più e in realtà poi si ritrovano in condizioni addirittura peggiori. Tutto è nato qualche mese fa quando Paola mi ha detto affittiamo un campo di canne da zucchero. Fa ridere che tu abbia detto ok. Io le ho detto ma sei matta? Lei mi ha raccontato tutto, ho detto ok, e quindi siamo qua tra le canne. Quindi questa è una prima prova per iniziare a capire, fare, disfare. Se mai partirà un progetto vero che poi anche voi potrete supportare, sicuramente ve lo farò sapere. Per tutto il resto vi lascio sempre il sito di Una Mano per un Sorriso qua sotto in descrizione, che lì c'è scritto sempre tutto quanto. Alleluia, alleluia. E qua vivono le famiglie che appunto poi troveranno lavoro le canne. E c'è Pietro che si fa le canne. La cosa assurda è che c'era il ragazzo col telefono che faceva i video a noi. Ormai siamo nel mondo dei video. Sarò sul TikTok Kenya. How is the name of sugar in Swahili? Sukari. Sukari. Yes. Ah, geniale. Tirano fuori il succo dalla canna e usano la corteccia secca per bruciare il fuoco, bollire il succo. Quindi viene sfruttato tutto, non si butta via niente. Zappa. Dojo. Doja. Dojo. Abram. Dojo. Dojo.
corridoio. Vedete, questo è un campo completamente arato. Qua ci sono delle canne quasi pronte. Anche nel posto più sperduto c'è un mondo di cose da imparare. Questa invece è una piantagione di alberi per far legna da bruciare. Quindi praticamente tolgono le erbacce e questo si chiama doio. Adesso lui è vestito da domenica, perché oggi in realtà è domenica, però ci sta facendo vedere come si fa. A typical day I wake up when the sun is still weak, so when the sun goes high it becomes hot. At around 11 we go home, we look for lunch, then after that if you like you can resume in the evening. Hai capito, va? Senza toccare lo zucchero. Esatto. Magari non a mezzogiorno. E così abbiamo visto anche come funzionano le piantagioni di canne da zucchero. Non siamo in riserva, siamo sotto. Comunque non c'è un bianco in giro, ragazzi. È assurda questa cosa. E siamo arrivati al Lago Vittoria. Mucche. E là là. Lago Mbita. Una stanza singola sono 2000 kes, quindi poco più di 15 euro. Sembra molto carino. Arrivo, one minute. Letto 1, letto 2, bagno. Molto bene, molto bene. Primissima cosa. La casa offre questo incredibile pesce. Abram, indovinate, è al telefono. Ma è spettacolare. Buonissimo. Guarda lì. Porco can. È pieno. Quelle sono tutte zanze. Oh, sì. Oh. Scappiamo da qui. Guarda quante. Good night. Sono completamente sigillato. Qua non entra niente. Ah, che giornata assurda. Buonanotte. Prossimamente negli episodi dall'Africa. Stanno caricando le moto. Imbarcando acqua. È così che deve finire. Ruspa. Ruspa. Non vi dico l'odore che c'è qua dentro. Che roba. No. Non è normale. No, è sbagliata questa cosa. Restate sintonizzati.